Foggia-Pescara 1-1 nei primi 15 minuti con il 4-3-1-2. Il Pescara riesce a mettere seriamente in difficoltà il Foggia. Marras tra le linee è un pericolo per i rossoneri, che non riescono a prendere le contromisure. Il Pescara batte addirittura 7 calci d'angolo nel primo quarto d'ora. Poi il Foggia prende bene le contromisure. Deli con il destro a giro va vicino al vantaggio. Fiorillo è molto bravo ad uscire sui piedi di Emmello, mentre dall'altra parte Marras dall'altezza del dischetto si trova la palla buona sul destro ma calcia male. Un tiro cross di Monachello, danza sulla linea di porta, nessuno riesce a toccare in rete. Poi sul finire di tempo arriva il vantaggio, il destro a giro di Deli questa volta trova il palinterno e il gol. Il Foggia nella ripresa gioca un calcio importante, propositivo, mette in difficoltà il Pescara. Iemmello è prima sfortunato con il palo, poi trova super Fiorillo che si supera anche in un'altra circostanza e il pareggio arriva dal dischetto. Mancuso è trattenuto in area di rigore, il rigore è evidente, Mancuso spiazza le ali. Il Pescara dopo il gol del pari prende in mano le operazioni, in ripartenza può segnare ma è imprecisa e poi ha anche da recriminare al 49esimo quando Brugman viene travolto dalle ali ma il direttore di gara non concede il dischetto. Bene i cambi di Pillon perché con Crecco in campo la squadra ha riacquisito solidità nel cuore del centrocampo. Finisce 1-1, un buon punto per il Pescara.